È una storia vera. Quando mi hanno chiamato e mi hanno detto: Spike, fai un film su questa storia, e ho capito che si trattava di un nero che riusciva a infiltrarsi nel Ku Klux Klan, ecco, la mia espressione è stata più o meno questa. Sono felice di parlare con un vero bianco americano. Dio benedica l'America bianca. Non riuscivo a crederci, eppure questa è la storia di Ron Stallworth, un poliziotto americano di Colorado Springs che negli anni 70 riuscì a infiltrarsi nel Ku Klux Klan. E ho trovato che fosse molto importante raccontarlo oggi. Le cose si complicano quando i membri del Ku Klux Klan vogliono conoscere davvero Ron. I contatti telefonici li tiene sempre lui. Ma a condurre le indagini e incontrarli di persona è un suo collega, Adam Driver, ebreo, che si spaccia appunto per il poliziotto di colore. A questo punto le tensioni crescono, John si innamora di un'altra ragazza a cui nasconde però la sua vera identità e tutto rischia di esplodere. Perché ha deciso di fare questo film adesso? Non è una domanda scontata, anzi è davvero una buona domanda, Fabio. E la risposta è che ci sono neonazisti in tutto il mondo. Siamo praticamente circondati. Non si tratta solo del Ku Klux Klan. Un gruppo di odio è un gruppo di odio. Non ha attecchito solo in America. Loro sono ovunque. Diciamo che lì ci sono le fondamenta. Per questo motivo penso sia importante il film. Per questo credo che la gente vedendo questo film reagirà. Io non rischio la mia vita per impedire a dei bifolchi di dare fuoco a un paio di bastoni. Il lavoro è così. Qual è il problema? Questo è il mio problema. Per te è una crociata... Per me è un lavoro. Il nuovo film di Spike Lee, premiato a Cannes, ha certamente una funzione di denuncia anche di quello che sta succedendo in America grazie a Trump. Eppure non rinuncia ad essere un film intrigante e d'azione, e anche per questo riesce a fare centro davvero. Questo film ci dimostra che si può dire, diciamo, dare così il messaggio, lo vogliamo chiamare in questa maniera, però fare un film che è anche di grande intrattenimento, no? La storia. So. It's a hard thing to do. But you did. Not easy. È molto difficile, ma va fatto. È come essere un grande chef in una cucina. Si hanno tutti gli ingredienti, ma troppo di questo, troppo di quello, non va bene. Basta troppo di questo, quello per sbagliare. È come un equilibrista che cammina sul filo. Basta mettere un piede nel modo sbagliato ed è finita. Ron Stallworth, ce la puoi fare? Con il bianco giusto, tutto è possibile.